Ragazzi, benvenuti ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus. Non si è capito più niente su questa serie, era partita veramente tanto bella che vi piaceva e poi alla fine l'ultimo episodio, che tra l'altro è stato anche abbastanza lungo, l'avete visto per parecchio tempo ma veramente in pochi. Siamo sempre qui su Hitman 2, personalmente non credo che non la finirò questa serie perché vi posso garantire che stiamo quasi addirittura di arrivo e quindi sarebbe veramente un peccato. Naturalmente, come è stato il video, come sempre, poi c'è un bel commento, un bel mi piace. Partiamo! Gentlemen, let's go over the plan. The first constant is none other than Janus, the legendary Cold War spy master, a KGB senior officer and head of the 6th Column Special Branch at Lubyanka. Janus is a certified genius and expert of counterintelligence. He retired from the KGB in 1988 when he fell out of favor with the Kremlin and defected to the US. Shortly after, the Soviet Union collapsed. Now, it is unclear when Janus stepped down as the Constant, but since 2004, he has been a resident of a quiet community in suburban Vermont. Mr. Gray. Right. So here's the catch. As an elite KGB agent, Janus was trained to withstand interrogation and torture. No amount of pressure will force him to disclose information he doesn't want to. Instead, we will need to search his home for clues. But if Providence learns of our presence, the game is up. So we frame Janus, make Providence think he was the real Shadow Plant. Correct. I will file a false ICA report, claiming to have traced a number of calls from Janus's house to the Institute in Romania. The case will seem clear. Mr. Gray was only a figurehead. Janus was pulling the strings all along. And by eliminating him, we will have neutralized the militia once and for all. Ma è vecchio. However, for this subterfuge to work, you'll also need to deal with Janus's security detail. A Providence herald and former Secret Service agent by the name of Nolan Cassidy. Intel describes him as diligent and inquisitive, and we cannot risk that he contradicts our story to his employer. Seems workable. I certainly hope so. Everything depends on this next move, 47. You made this our fight. Now let's even the playing field. Beh, si mette la faccia, quindi penso che abbia mal di denti. Non lo so. Vabbè. Come al solito ci dedichiamo sempre alle nostre scelte missione grigliata, che mi piace, disinfestazione, casa in vendita, scia di molliche di pane, una mela al giorno, acchiappa la talpa, vietato fumare. Secondo me quella che mi piace di più è proprio grigliata. Ci potrebbe essere tanta gente, quindi mi sa che seguiremo questa qui. Poi magari se capita qualcosa la cambiamo. Abbigliamento, che è importante, lo sapete, l'altra volta vi ho messo l'abbigliamento del pagliaccio. Sinceramente pensavo che vi facesse esaltare. Non avete detto manco una parola. Ok, direi di andare vestiti di bianco stavolta, che mi garba tanto. Partiamo. Whittleton Creek, Vermont. On the surface, a picture-perfect suburban dream. Wide roads, golden maple trees, and verdant lawns. Infatti. Most residents here are white-collar professionals, ranging from university staff to government employees. Most, but not all. Ah, Janus's ecco. unpresuming home is protected by a host of bodyguards, and intel shows that the fragile former Constant rarely leaves the property. Nolan Cassidy, on the other hand, roams the neighborhood streets. A recent arrival, the dutiful Providence Herald, is busy making threat assessments and settling in with his security team. Now remember, this is about more than just revenge. Janus is the key to bring down Providence. Va bene, So get in there tranquillo. and find us a lead. Good luck, 47. Eccoci che arriviamo. C'è una donzella che corre. Ok, quindi ci sono. Trova gli indizi da quella parte. Da quello che ho capito, quindi basterebbe fare una scorreggia in camera di Janus e dovrebbe morire praticamente, visto che c'ha problemi di respirazione. Direi di andare. Che c'è qua a terra? Niente. Ok, ah, ricordiamoci sempre l'istinto. Ok.
Però là dentro chi ci abita, scusate? Perché là dobbiamo andare per la missione che dobbiamo seguire. Però là dentro penso che ci sia già... Ci sarà forse Novan, forse. Vabbè, comunque dobbiamo ammazzare tutti e due. Direi di seguire sempre la traccia e vedere. And Mr. Wilson just keeps standing behind the grill, even though there's clearly no more gas on it. I know, it's weird. Why doesn't he go grab a new canister? I'm telling you, these new folks are strange. Did you see that Cassidy guy snooping around here? He's been looking at the party 3 times already. Why not just go inside? It's open to everyone. Yeah, it's strange, all right. Oh, maybe... Okay. The Wilsons are throwing a barbecue and everyone's invited. Infatti. It sounds like Nolan Cassidy has some interest in the party as well, but for some reason, he's unwilling to go inside. Maybe you can help fix whatever's wrong in there, 47. Ah, perché non vuole entrare? He's a vegan. Vabbè, ma io penso che se entra in casa... Vabbè, dovrebbe essere... ottieni la bombola di propano. Ok. Io non penso che ci siano problemi ad entrare, no? Dai. Proviamo a entrare e a beccarci sta bombola di propano. Siamo anche vestiti... per una volta... Forse questa è la volta... Lo dico sempre, ogni volta che faccio dico sempre che questo è l'abbigliamento migliore. Però penso che sia veramente l'abbigliamento migliore questo. Perché siamo vestiti di bianco. Ok, ci vuole la... non ci abbiamo la chiave. Se salto qualcuno mi dice qualcosa. Se... Proprio qua dovete passare. C'è una festa, 30.000 invitati... Ok, credo che sia il momento giusto perché non c'è nessuno. Voglio vedere se da qua... Vediamo se da qua riesco a scavalcare, non mi danno noia. Ottieni la bomba di propano. Ok, sì. Sta là, ok, l'ho vista, l'ho vista. No, però non abbassiamoci così, se non diamo troppo nell'occhio. Ok. Perfetto. La bomba di propano l'abbiamo presa. Installa la bomba di propano nella griglia. Ok. Quindi adesso mettiamo... Perché poi non ho capito. Perché dobbiamo installare sta bombola di propano? Posso scavalcare qua, sì. No, mi hai perso la bombola. Ah, ok. Pensavo che mi avevi perso la bombola. Sembra tutto tranquillo, eh. Ah, perché questo giustamente non riesce a cucinare senza bombola di propano. Vabbè. Ci manca questo, bello, eh. Allora, dobbiamo trovare il cameriere mancante. Ok, cameriere mancante sta qua dentro, sta. Perfetto, sta sopra, credo, sì. Sì. Però così diamo un po' in difficoltà, sta sopra, ma non ho capito dove sta, eh. Andiamo di qua, vediamo. Oh, ciao! Senti, dopo un calzotto in faccia, ti... Ecco, sberla. Ok. Ah, ottieni il veleno. Porca miseria, il veleno dove stiamo? Quello sembra giù però, quindi sarà... Sta in garage, sta... Dove cavolo sta il veleno per topo? Sta in garage forse. Aspetta un attimo, vediamo di capire un attimo una cosa, perché non è che ho capito bene dove sta. Che c'è qua? Anche perché... Non so sinceramente da dove dobbiamo andare. Di qua? No. Sì, aspetta, ok. Veleno per topi, becchiato! Servi al tavolo del buffet. Ah, ok, quindi in pratica avveleniamo la gente. Wow, fantastico. Usciamo di qua che è meglio. E andiamo. Ma Castle io non so dove sta, eh. Ah, eccolo qua, veloce. La gente arriva però, eh. Ma questo non lo vedo però, eh. Servi al tavolo del buffet. Che possiamo offrire? Signora, però si deve togliere, però, eh. Vabbè, serviamo il cibo, dai. Hello. Can I tempt you? Facciamo un po' di spazio. Servi gli ospiti per fare spazio a Castle. Ma Castle sta laggiù. Ah, quindi all'improvviso devo anche avvelenare. Prego, 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 prego. Aspettate, forse sta arrivando. Zitto che arriva, zitto che arriva, eh. Ok.
Un po' di ingrediente segreto, eccolo qua. Prego, 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 ci ho messo. Ok, La prende? Prego, prego, vai a prendere. Ok. Sì, io è meglio che mi allontano, Ok. Il mal di pancia incombe? C'ho la diarrea! Square House! Sì, penso che abbia un po' di Square House il dottor Cassidy. Guarda, il corpo non lo segue più, lo sai come si segue. Ah, lo sta accompagnando al bagno. Ma mica lo devo seguire perché dobbiamo essere sicuri che muore. Io lo seguo così magari vediamo un po', ma pensa che morirà, no? Che cavolo. Si è mangiato il veleno per topi. Che dice? Andiamo? Al bagno? Ah, sta vomitando, sta... Ok, chiudo per correttezza, affoga! Ok, questo sta sempre qua, Per cui penso che sia morto, Ok. C'è un posto migliore dove andare? Ok, usciamo di qua che è meglio, Perfetto. Allora, Nolan l'abbiamo ammazzato, quindi ce ne possiamo anche andare. Ah, non c'è la chiave. Vabbè, fa niente. Un buffet per le signore. Vabbè, abbiamo localizzato un po' di cose. Ce ne possiamo anche andare. Mi fate uscire, ma io non ho... Avanti. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Ok, quindi diciamo che dovremmo andare da questa parte, visto che in pratica l'obiettivo sta qua, Genus sta di qua. In teoria penso che dovremmo... Oh cavolo, hanno rinvenuto già il corpo. In teoria penso che dovremmo anche cambiare abbigliamento, perché mo dovrebbero scoprire... Cioè dovrebbero sgamare uno che ha assassinato vestito da cameriere. Vabbè, io mi avvicino... verso la casa che dovrebbe stare di qua. Così. Oh, aspetta, qua c'è qualcosa. Oh, yeah, the bird guy. I think he comes early just to chat with the birds. Spend more time with them than he does with Janus. Ah, l'infermiera di Janus. Ok. So Janus has an appointment with a male nurse every Saturday. He is down feeding the birds by the creek at the moment. Sounds like a good way inside Janus's house. Potrebbe essere un buon punto di... No, scusami. Ma no, scusami, a chi stai seguendo? Allora, si sono accavallate le missioni, perché ho letto... No, scusate, qua si sta... No, allora, un momento, perché ho visto il fatto dell'infermiere, e infatti... Ok, parlava di un infermiere, raga. Allora, qua ci siamo offi di aiutare il postino. No, un momento, non è questo che dovevamo fare. No, eccolo qua, vai. Travesti da infermiere, ok. Sta là l'infermiere. Avevo letto l'infermiere, infatti. Che fai, Bari? Ok. Ti pareva che non ci stava la guardia che rompeva le scatole. Questo modo lo posso colpire, sennò... Ah, guarda se ne sta andando, no. Che è sto cosa? Un campanello. Ok. L'abbiamo distratto, se viene qua lo freghiamo, Andiamo un po'. Ok, lui rimane di qua. Ok. Perfetto. Localizza la casa. Ciao ragazzi, come va? Io parlo alle anatre. Non andate là dietro, perché è pericoloso. Allora, vediamo di capire dove cavolo sta sta casa, ma è segnalata, quindi dovrebbe stare di là. Bella barca, ma non penso è tua,
Vediamo di andare da qua. Credo che sia quella la casa. Quella in fondo, di là. Sì, ci sta pure uno che sorveglia. Solo che però io avrei una pistola addosso, eh. Secondo me dobbiamo posare la pistola, eh. Ok, la metto qua a terra, vai. Mettiamola qua che è meglio. Lascia oggetto. Perché sicuramente ci... Non ti fregare la pistola che ti ammazzo. Sicuramente ci perquisiranno, vedete? Sir, I will have to pat you down if you want to come through. Lo sapevo. Dai, dai, dai. Perquisisci. Okay. Thank you, sir. Prego, prego. This will be over in no time. Bene? Tutto a posto? Mamma mia che faccia che ci abbiamo. All right. Good job, sir. Thank you. Ok, entra in casa. The regular guy is indisposed. I'm here to take care of Mr. Janus. Ah, suona pure il campanello, sì. Ma sembra, sembra... Ok. Ah, ecco, arriva proprio lui. Fantastico. Where's Lafayette? He's not well. Diarrea. Attacco di diarrea. If Lafayette was replaced permanently. Ok. Insufferable bore with a room temperature IQ. But if you're the new guy, you'll need to be on time. I have a busy schedule. Ah, vedo che sei molto gentile, vero? Mamma mia. Distinct face, my friend. Eastern European, am I right? But more than that, a refined mix of cultures. You look almost like an artist's rendering of the perfect man. I knew a man once. A okay, doctor. Ma andiamo... Che vuole questo? He would have found you quite interesting, I think. No, dai, perché siamo da soli qua? Vabbè, diciamo che il vecchio me lo posso fregare, ci sta anche questo. Sì, vabbè, ma entriamo tutti quanti. Tutti Good quanti day. Qua dentro. So, back to this thing. I'll just spend a few minutes with the inhaler to fill my system with as much oxygen as possible before we proceed to the bathroom for the health check itself. Well, while Mr. Janus fills his lungs, I'd like a quick word with you. Please, come with me. Che palle. Che vuoi? Ah, andiamo in un bel posto, così mi metto la tua tuta fantastica... Ma che c'hai? Una accappatoia addosso, mamma mia. Che vuole questo? Non lo posso... tutti che mi guardano. E ci conosci? Porca miseria. Entriamo nello studio. E mo? 47, you have to find a way out of there. I can't construct a viable ID for you in time. I'll have Miss Hall remotely interfere with their search, but we can't keep it up for long. Sì, ma siamo proprio degli intelligentoni da qua, usciamo, capirai che siamo. Fuggi allo studio. Ok, da qua siamo usciti. Un balcone, una finestra. Ok, qua c'è la finestra, vai. Well, that was certainly an interesting turn of events. Still, no rest for the wicked, 47. You could probably slip back inside and give Janus his health check while his bodyguard is busy. Just be mindful of the patrolling guards. Ok, non sembra tanto facile. Allora, di qua le vedo tutte quante girate. Mamma mia, ok, ce l'ho fatta. Meno male. Vedi qua? Sì. Ah, signor James. Dobbiamo parlare, vai. I suggest we go to the bathroom now. All right. Let's go then. Ah, lo dobbiamo accompagnare al bagno adesso. Attenzione, attenzione. Ok. Facciamo lo stesso giro di prima. Ma qua ci vogliono tipo 20 minuti per fare... Ah, guarda come si affretta. Bravo, bravo. Attenzione, signor James, che ho paura che qui si mi sgamano. Ci siamo al bagno. Eccolo, eccolo, eccolo. Esegui il controllo di salute. Come lo segue il controllo di salute? Ah, da qua, da qua. Vai.
E vai. Ma si deve stendere, che deve fare? Questo non ce la fa, sta morendo. Vai. Qua sono tentato da stordirti, eh. Mamma mia, ragazzi. Questo non ce la fa proprio. Dammi la mano, eh. Ti faccio bene se non ammazzarti, eh. Ecco, seguiamo il controllo. It's time for Janus to pay for his crimes. Basta. Un po' di ossigeno. Mazza, è resistentissimo. Ok. Bersaglio eliminato. Vai da qua, vai, dai. Vai, vai, esci, esci, andiamocene. Posso scendere da qua, sì. We are close now, gentlemen. Both targets are dead. Ok, quindi dobbiamo localizzare il microfilm. Ah, eccolo qua. Posizione livello 2 sta. E quindi ci sta sicuramente un altro piano. Dove cavolo sta l'altro piano, secondo voi? Secondo me starà sopra qualche... sapete, qualche cosa in alto. Come si chiama? La zona quella... La soffitta, vuoi dire? Devo trovare una soffitta, secondo me. A meno che non riesca a salire da qualche altra cosa. Qualcuno mi dice dove sta l'altra scala per salire. Forse qua? Ok, eccolo qua, trovata, trovata, vai. Porca paletta. Andiamo? Ah, miseria, è stata un'impresa trovare sta scaletta. Eccolo qua, trovato, trovato, vai. Installiamo sto benedetto microfilm e interagisci. Cerca il microfilm, ok. Ma ti dica vedo un video, una mazza. Ah, ok. Clearly Janus is a meticulous man. This microfilm contains a lot of heavily redacted minutes from what appears to be a yearly event of some sort. Plenty of initials and project code names that don't ring any bells. Janus is mentioned by name throughout, however. This is a very important find, 47. Good work, 47. We now know Janus is meeting with the Constant at an event related to the Ark Society. And we have an approximate date as well. I think that's all we're going to get. We're close to the finish line. It's time to end this. All mission objectives are completed. 47, once you've left Whittleton Creek, I will notify Providence of our discovery. In the meantime, we'll go over the clues you found. Once we've located the Constant, we'll make our final move. You make it sound so easy. Ok, possiamo uscire quindi. Ah, ok, pensavo fosse. Via di fuga, ragazzi, via di fuga. Vai, vai, vai. Che fai? Esci dalla missione. Che abbigliamento, però, eh. One of Providence's more obscure outfits. I've heard whispers. A survivalist club for the global elite. Billionaires preparing for a global collapse. And now we know the Constant will attend their next gathering. So where is it? That's the catch. The report is redacted. No names, no location. So it's a dead end. I can't track them, not without ICA backup. Now... I'm no big shot analyst, but it seems to me Janus was the Ark Society's founder, so chances are they'll want to pay their respects in private. Track the coffin. Worth a shot. You're right. It comes back in flashes. Fear, anger, but... like it happened to someone else. Your gift and your curse. What they did to you. Well, I spent a long time feeling guilty about that. Now, I wonder who got the better deal. Yes. Found something. Oh,
ha trovato qualcosa. What are we looking at? The ass end of nowhere. But this is where Janus's remains were shipped to. Our choice for a final resting place, wouldn't you say? Not bad. So we stake it out. Await the next gathering. Then we waltz in and kidnap one of the world's most powerful men. Without ICA backup. Like I said, sembra facile. It's a long shot. Tutti insieme, andiamo? Tutti insieme, andiamo. How did you not see this coming? My God, we came this close. The old man could have buried us all, our families. Do you think you feel more betrayed than I do? Get some perspective, please. Janus is dead. Lucas Gray is about to join him. And a cornered animal is twice as dangerous. Let's be perfectly clear. We were not exposed. The threat is neutralized. We are back on track. Even so, from this point on, we expect you to take... No. There is no way I'm doing that. How can you question my loyalty? In case treachery is contagious. Do you really want to do this to me? Is there a problem, Secretary? Com'è brutta. No problem whatsoever, madam. Ok, vabbè. Here's to loyalty. My man on the island confirms that the Constant has arrived. We head out at sundown. Here, in case the crew get ideas. Why are you doing this, Mr. Gray? You had a chance to walk away. Why didn't you? A year ago, I'm working security for this banker, Cobb, only to find out he's a Providence operative. I've been running for decades, only to wind up where I started. We've all got barcodes on the back of our heads. Most people just never notice. Ebbè, con la testa pelata. 47 told me about your parents. How did they die? Car bomb. Surrey, 1989. Company named Blue Seed didn't care to pay for the mistakes. But I like to think no one's untouchable. I'm sorry for your loss. You feel it, don't you? Unlike him, you feel it all. Everything you've done. It's a dangerous thing, having a conscience. Ok, secondo me siamo praticamente arrivati quasi addirittura di arrivo. Vabbè, ma questo lo vedremo sicuramente nel prossimo episodio. Naturalmente, come al solito, il video, come sempre, mettete un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo nel prossimo video. Bye.